Benvenuti amici appassionati, siamo alle verifiche della Monteerice 2017. Per me è un grandissimo onore essere con uno dei più grandi che hanno solcato le strade delle cronoscalate. Purtroppo ci ha abbandonati da un pezzettino, però dopo 20 anni è ritornato a farci compagnia, soprattutto ad Erice, Antonino La Vecchia. Molti se lo ricorderanno soprattutto per le sue gare spettacolari con la 155, anche se hai corso anche con altre macchine, non sono in cronoscalate. Com'è tornare a Erice dopo un bel pezzo che manchi da questo contesto? Buongiorno a tutti. Innanzitutto è un'emozione grandissima, perché Erice è nel mio cuore. A Erice abbiamo vinto il primo campionato italiano nel 96 con l'Alfa 155, e soprattutto, a parte la bellezza del posto, il ricordo di questa vittoria e il pubblico di Erice, che è qualcosa di strepitoso. Io vedo continuamente gente che ti abbraccia, che ti stringe la mano. Hai lasciato un bel ricordo nelle cronoscalate. Vedendo questo, credo di sì. C'è un affetto veramente... Non avrei mai immaginato una cosa del genere. A distanza di anni... Tu considera che da Caltanissetta 98, cioè la mia ultima gara, io non ho mai più visto una gara, né in salita né in pista. Ho completamente lasciato tutto, perché quando decidi di smettere... È come quando smetti di fumare. Forse quindi, è meglio non... Occhio non vede, cuore non duole, però poi arriva un punto della vita che, insomma, sono passati 20 anni e avevo questa voglia incredibile, complice Facebook, perché lì sopra quelli di legare, filmati, per cui è uno stillicidio continuo. E per cui ho pensato di venire a vedere una gara, e ovviamente ho pensato a Erice, anche se fossi in capo al mondo, perché è il posto che più mi ha lasciato nel cuore. Maurizio! Voglio dire, il pubblico di Erice è una cosa spettacolare, anche se purtroppo negli ultimi anni il pubblico è un pochettino in calo, quindi vediamo domani vieni su con una bellissima auto del Portello, un'Alfa SZ rossa tra le altre cose, quindi ci sarà da divertirsi. Noi appassionati speriamo in un tuo ritorno nelle cronoscalate, ci speriamo sempre, anche se è abbastanza difficile. Io ho una voglia matta di... E allora dai, ce lo sento. Vediamo di mettere su qualche progetto, magari con qualche macchina interessante, vediamo. 20 anni sono tardi, però io penso che come andare in bicicletta. Voglio dire. Non farai più quelle cose dell'epoca, però qualcosa di dignitoso. Sicuramente ci farei divertire. E poi vedendo i colleghi dell'epoca, come Marco Iacoangeli, ora ci sarà l'anno prossimo ancora il rientro di Erwin Kickler, che andava fortissimo, e sono sicuro. Sicuramente continuerà ad andare forte. E sono stimoli che, anche perché poi la compagnia era bello l'ambiente, non so ora come funziona. No, ci si sa discretamente. Ma all'epoca, insomma, era un bel secondo ambiente. Secondo me sono stati anni belli. Era un bel ambiente. Io spero di intervistarti domenica sera. Così vediamo un attimino come sono andati sti 3 giorni a Erice. È stato un immenso piacere, spero anche per i nostri amici appassionati. Ci vediamo domenica sera, Antonio. Un abbraccio da tutti gli appassionati, credo, dell'Italia. Grazie ancora e a presto. Alla grandissima è stato un...